Un saluto a tutti dal marito Tuttofare, stavo lavorando al computer durante il montaggio di alcuni contenuti e per un attimo è mancata la corrente. Il mio OPS però che vedete qui non ha svolto il suo lavoro perché si è spento e a sua volta ha fatto spegnere il computer facendomi perdere tutto il lavoro che avevo svolto. Piuttosto che sostituirlo direttamente, ho pensato di fare una diagnosi e vedere se possiamo ripararlo. Lo facciamo insieme, vi faccio vedere come si fa. Ci basterà iniziare con un cacciavite, disalimentarlo e andare a rimuovere la carcassa protettiva per arrivare ai componenti interni. Ecco come si presenta l'OPS una volta aperto. Abbiamo il circuito elettronico della ricarica e dell'inverter, la batteria che è quella che garantisce l'autonomia nel momento in cui manca l'energia elettrica e il trasformatore che serve per trasformare la tensione della batteria da 12 volt alla tensione di rete 220 volt. Quello che io adesso andrò a controllare è lo stato della batteria e lo farò munendomi di un multimetro. Andiamo a vedere in condizioni di riposo ad OPS spento il voltaggio della batteria. Ho rimosso la batteria dall'alloggiamento per darvi una migliore visibilità. Vi ricordo di lavorare sempre in sicurezza e di staccare la spina e soprattutto di non entrare comunque in contatto con le parti e i componenti dell'UPS, perché questo dispositivo chiaramente è progettato per erogare corrente anche quando la corrente manca. Quindi vi invito ad assicurarvi sempre che l'interruttore di accensione sia spento, e soprattutto di fare attenzione anche a non toccare con le mani entrambi i poli della batteria. Impostiamo il multimetro sulla funzione volti in continuo e andiamo a vedere la tensione della batteria con OPS staccato. Come possiamo vedere, abbiamo una tensione di circa 8,8 volt. Dovremmo avere una tensione di 12 volt nel caso in cui si parli di una batteria carica. La seconda prova che andremo a fare adesso sarà quella di collegare l'UPS, accenderlo e vedere qual è la tensione che riceve la batteria, al fine di scongiurare che non ci siano delle problematiche sul circuito di ricarica dello stesso. Quindi collego la spina, accendo l'UPS facendo sempre la massima tensione ed effettuiamo la nuova misurazione. Alimentazione collegata, così come è possibile vedere dalla spia di standby di ricarica, accendo l'UPS e vado ad effettuare nuovamente la misurazione. Se il circuito di ricarica funziona correttamente, adesso dovremmo vedere una tensione di circa 12 volt, ecco addirittura ne abbiamo 13,68, quindi l'UPS ricarica correttamente la batteria. Il problema è che la batteria non mantiene la carica e vi faccio vedere perché. Adesso andrò a scollegare l'UPS dall'alimentazione, prima lo spegnerò, dopodiché mantenendo i puntali sulla batteria accenderò l'UPS simulando una mancanza di corrente. Vedrete che l'UPS si spegnerà perché la tensione della batteria scenderà immediatamente sotto la tensione minima che l'UPS riesce a riconoscere come ultima tensione di funzionamento e quindi si porrà in protezione. Spina staccata. Come è possibile vedere sul multimetro, quei pochi secondi di accensione hanno comunque leggermente ricaricato la batteria. Adesso vi faccio vedere però cosa succede nel momento in cui vado ad accendere l'UPS senza alimentazione, quindi come se dovesse erogare. Vediamo già comunque che la batteria non mantiene la carica perché la tensione sta scendendo. Nel momento in cui andiamo ad accendere, come potete vedere, la tensione comincia a calare drasticamente fino al punto di spegnersi, perché chiaramente i 10 volt che vediamo non sono sufficienti a far funzionare il nostro dispositivo. Chiaramente, piuttosto che cambiare tutto l'UPS, a questo punto possiamo provvedere a sostituire la sola batteria a un costo veramente irrisorio. Io l'ho acquistata, adesso la installo, ho speso circa 19 euro, la inserisco all'interno e vi farò vedere i nuovi valori di tensione letti dal multimetro. Ecco la batteria sostitutiva. Vi ricordo di verificare sempre che la batteria che acquistate abbia le stesse caratteristiche di voltaggio e amperaggio di quella che avete rimosso. Vado ad installarla ed effettuiamo le nuove misurazioni. Batteria installata, andiamo ad effettuare la misurazione. Come possiamo vedere, abbiamo una batteria che ha una tensione di partenza di 12,78 volt. Batteria nuova che chiaramente
deve essere anche ricaricata. A questo punto ci basterà andare a riassemblare l'UPS e semplicemente procedere a ricaricarlo per circa 6-8 ore e successivamente iniziare ad utilizzarlo come facevamo prima. Quindi, con una spesa irrisoria di 18-19 euro, abbiamo ripristinato la funzionalità del nostro UPS senza la necessità di doverlo sostituire. Vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande fatele tranquillamente e ci vediamo al prossimo tutorial.